Buongiorno, bello che possiamo essere qua e mettere Dio al centro dei nostri pensieri, al centro della nostra attenzione, ascoltare la sua parola, lodarlo. Oggi vogliamo iniziare, anzi non iniziare, continuare la nostra serie. Siamo alla terza puntata della nostra serie Creati per servire. E quello che mi entusiasma di questa serie è che possiamo vedere alla qualità di Dio, al carattere di Dio e scoprire come questo carattere di Dio influenza la nostra vita, come il carattere di Dio è un esempio per noi. Nel primo messaggio di questa serie abbiamo visto che Dio ha deciso di servirci in una maniera unica. Dio è diventato il servo di tutti. Quindi abbiamo visto che il principio iniziale di questa serie è che nella fede cristiana non si tratta in prima linea di servire Dio, ma si tratta di essere serviti da Lui. Nella fede cristiana non si tratta in prima linea di servire Dio, ma di essere serviti da Lui. E lo vediamo nella persona di Gesù. Gesù è diventato uomo, è venuto su questa terra per servire te. Gesù ha preso tutto il male, ha preso tutti i peccati della tua vita ed è morto alla croce come dimostrazione di amore per te. E Gesù ancora oggi si occupa giornalmente per te, si prende cura di te. E quando abbiamo permesso a Gesù, quando abbiamo permesso a Dio di servirci, di diventare il nostro servo, quando viviamo come persone che hanno bisogno di Lui, che dicono siamo dipendenti dalla tua cura ogni giorno, allora inizieremo a voler servire Gesù a nostra volta. Vorremmo servire Lui perché siamo stati serviti da Lui. Vogliamo servire Lui perché siamo equipaggiati, perché siamo ricaricati, perché siamo amati, perché siamo ripieni di Gesù. E domenica scorsa abbiamo visto cosa vuol dire quando iniziamo noi a servire Gesù? La prima cosa vuol dire che iniziamo a servire la sua Chiesa. E oggi vediamo che servire Gesù non vuol dire solo servire la Chiesa, ma vuol dire servire anche il mondo. Cosa vuol dire servire il mondo? Cos'è il mondo? Il mondo è prima di tutto il contatto diretto che tu hai con la società. Il tuo quartiere, sono i tuoi vicini, i tuoi amici, magari nel club che frequenti, sono i tuoi colleghi di lavoro, sono certi i tuoi parenti, sono le persone che conosci a scuola. In secondo luogo, il mondo comprende anche tutta l'umanità. E cosa vuol dire servire il mondo? Cosa vuol dire che Gesù ci chiama a servire il mondo? Per capirlo dobbiamo guardare a Gesù, perché Gesù era colui che ha servito in maniera perfetta, lui è il nostro esempio perfetto, lui è il modello. E quando vediamo Gesù, vediamo che lui ha servito il mondo in due modi. Gesù serviva al mondo con i fatti e con le parole. Gesù serviva al mondo con i fatti e con le parole. Se stai prendendo appunti, queste sono le prime due parole che mancano sul tuo foglietto che puoi inserire. Gesù serviva al mondo con i fatti e con le parole. Vediamo un versetto in Matteo 14, 14. C'è scritto: Gesù, smontato dalla barca, vide una gran folla, ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati. Gesù aiutava le persone in maniera pratica quando le incontrava, quando avevano bisogno, le guariva, le dava da mangiare, trascorreva tempo con loro. Gesù si occupava dei bisogni pratici della gente. Gesù amava, serviva con i fatti. Allo stesso tempo Gesù serviva e amava anche con le parole. Gesù diceva cose profonde riguardo a Dio. Gesù diceva cosa serviva per trovare Dio. Gesù indicava la via per Dio. E quindi Gesù serviva anche con le parole. In Marco 1,22 leggiamo: essi si stupivano del suo insegnamento perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Erano stupiti dalle sue parole, da quello che insegnava, da come parlava di Dio. È molto importante che quando noi vogliamo servire il mondo, facciamo come Gesù, che abbiamo le due componenti, i fatti e le parole. E l'uno non esclude l'altro. I fatti e le parole, uno non esclude l'altro. Perché è importante che ci siano sia i fatti che le parole quando serviamo il mondo? Vorrei invitarvi a immaginarvi un villaggio in un paese molto povero, dove ci sono delle persone che stanno morendo di fame, che hanno molta difficoltà, hanno diverse malattie.
Questo villaggio è sotto una montagna che sta per cadere, da poco tempo la montagna crolla e schiaccia tutto il villaggio. E tu arrivi in questo villaggio e cos'è che fai? Cos'è che servono? Servono sia i fatti che le parole. Da una parte servono i fatti, devi aiutare queste persone se non muoiono di fame, hanno bisogno di medicine. Dall'altra parte servono le tue parole, devi dirle guardate che dovete andare via da qua, perché se rimanete in questo villaggio la montagna tra qualche settimana vi schiaccerà tutti e morirete tutti. Qui vediamo che i fatti e le parole non si escludono. E così è nella nostra vita. Servono i fatti quando serviamo, perché i fatti sono la dimostrazione concreta dell'amore di Dio. Dio ci ha chiamati ad amare e amore è sempre anche fare qualcosa di concreto. In Giacomo 2,17 leggiamo: così è della fede, se non ha opere è per se stessa morta. Se non ha opere è per se stessa morta. Dall'altra parte non servono solo le opere, ma servono anche le parole. Perché come cristiani, se non serviamo il mondo anche con le parole, vuol dire che priviamo le persone dal messaggio più importante che possono sentire, dal messaggio di Gesù, dal messaggio di salvezza di Gesù. Se facciamo solo del bene alle persone, come se andiamo in quel villaggio povero, curiamo tutti, gli facciamo del bene, gli diamo le medicine, però non gli diciamo che devono spostarsi, che tra un po' crolla la montagna. È come accompagnarli bene verso la loro fine tremenda. Quindi, come cristiani, servono sia i fatti che le parole. E se non usiamo anche le parole, non permettiamo alle persone di sentire questo messaggio di speranza, di salvezza, di riconciliazione di Gesù. Non permettiamo loro di iniziare una relazione con Dio. Quindi, come cristiani, serviamo il mondo mostrando l'amore pratico dei fatti e portando il messaggio di Gesù di salvezza, di speranza, con le parole. Iniziamo ad approfondire cosa vuol dire servire con i fatti come cristiano. Come possiamo servire con i fatti? Per illustrare questo vorrei portare tre immagini della Bibbia, raccontando tre storie della Bibbia per aiutarci a essere ispirati a servire concretamente il mondo. E spero che queste immagini ti aiutino a ricordare cosa vuol dire servire praticamente, cosa vuol dire servire nella pratica. La prima cosa che tu puoi fare per servire il mondo, per servire le persone, è questo: porta un pasto. Porta un pasto. Per illustrare questo vorrei portarvi nella storia del re Davide. Davide era un eroe che è diventato famoso perché ha sconfitto un gigante, ha sconfitto Golia, ha vinto quella battaglia e per quello è diventato molto famoso. E quando tornava dalle battaglie, Davide, dovete immaginarvi che tutte le donne scendevano dalle case, andavano sulle strade, iniziavano a cantare, a esultare, dicevano questo è il nostro eroe, è il più grande di tutti. Era una cosa incredibile. E perché Davide è diventato un grande? Perché è diventato un grande Davide? Molti dicono è diventato un grande perché ha sconfitto Golia, perché era un grande guerriero. Ma io vi dico che Davide non diventò grande perché sconfisse Golia, ma diventò grande perché portò un pasto. Diventò grande perché portò un pasto. Se guardi alla vita di Davide, vedi che era uno che faceva le cose giuste dietro le quinte, faceva quelle cose che nessuno vedeva. Anche quando non era re, serviva il re Saul suonando l'arpa, in questa situazione molto cupa di questo re. Davide era uno che serviva dietro le quinte. E Dio si usò di Davide nel suo regno perché aveva il cuore di un servo. Dio usò Davide nel suo regno perché aveva il cuore di un servo. Tornando a questo pasto, perché è il pasto che l'ha fatto diventare un grande? Dobbiamo ricordarci che Davide era il più piccolo di 8 fratelli. E un giorno suo padre lo chiamò Davide e gli disse: figlio mio, ti chiedo di fare qualcosa, forse non ti sembra importante, ma è importante per Dio. Ti chiedo di portare del grano arrostito, dei pani e dei formaggi dai tuoi fratelli che sono al fronte, che sono in guerra. In altre parole, padre disse: Davide, tu sei ancora piccolino,
non sei ancora un grande guerriero, i tuoi fratelli sono al fronte, magari vorresti anche te andare in battaglia, magari vuoi lottare un giorno, ok? Ma quello che conta adesso, fai questo, porta un pasto ai tuoi fratelli. Prima desidero che tu faccia qualcosa che sembra insignificante e che spesso non è visibile per gli altri. E con questa attitudine di servo, Davide porta un pasto al fronte, andò lì dove c'erano i suoi fratelli, e in quel momento è arrivato al posto giusto, nel momento giusto, e Dio gli concesse di vincere Golia con la sua fionda e di salvare il suo popolo. Davide era un grande, non perché ha vinto Golia, ma perché ha portato un pasto. Se vuoi essere grande nel pensiero, nel regno di Dio, devi servire e farti piccolo. Vediamo un'altra cosa che tu puoi fare se vuoi servire con i fatti. Puoi portare un pasto, un'altra cosa, offri un passaggio. Offri un passaggio. Per introdurre questa storia dobbiamo pensare a una profezia di Zaccaria, 553 anni prima che si realizzasse questa storia. Questo profeta aveva detto che un re umile e giusto sarebbe entrato in Gerusalemme in groppa ad un puledro. L'aveva detto 553 anni prima e dopo si è realizzata. Infatti nel Vangelo, in Luca 19, 30, 31, leggiamo che Gesù disse così: andate nella borgata di fronte, nella quale entrando troverete un puledro legato su cui non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qua. Se qualcuno vi domanda perché lo slegate, direte così: il Signore ne ha bisogno. Come puoi servire con i fatti? Offri un passaggio. Questo è esattamente quello che è successo in questa storia. Questi uomini di affari del Nuovo Testamento che avevano questi puledri hanno offerto un passaggio a Gesù. Non conosciamo il loro nome, non conosciamo altri dettagli della loro vita, ma probabilmente avevano un business, diciamo, di lusso con questi asini, i mezzi di trasporto. Il bello è che quando i discepoli nel nome di Gesù sono andati a chiedere questo asino, questi uomini di affari non gli hanno detto: no, questo qui è l'asino su cui non è mai salito nessuno, questo è quello ancora giovane, questo è il migliore di tutti, questo è quello nuovo di pacca, questo è il modello super lusso, questo vi costerà tantissimo. No, il loro atteggiamento era: ah, se il Signore ne ha bisogno, daremo quello che abbiamo perché vogliamo servirlo. Come vuoi fare la differenza come servitore? Come vuoi servire il mondo con i fatti? Porta un pasto, offri un passaggio o tieni pronto un asciugamano. Tieni pronto un asciugamano. Qui vorrei ritornare alla storia del lavaggio di piedi di Gesù che abbiamo trattato 2 settimane fa. Se ti sei perso questo messaggio, lo trovi su YouTube, puoi ascoltarlo. Il più grande, il servo di tutti, è il titolo. In quella storia Gesù ha fatto qualcosa di incredibile, ha fatto qualcosa che di solito facevano solo i servi e gli schiavi, ha lavato i piedi ai suoi discepoli, ha lavato i loro piedi sporchi, ha fatto il servizio più umile perché in quel momento era necessario. Questo lavaggio dei piedi che ha fatto rappresenta i servizi più umili che possiamo fare. Rappresenta quei servizi che magari per i quali magari ci sentiamo troppo importanti, per i quali diciamo: non sono io responsabile, lo farà qualcun altro. E voglio chiedere questa mattina: stai tenendo un asciugamano pronto? In altre parole, vivi in questa attitudine dove sei pronto ad aiutare, a fare anche quelle cose scomode, quelle cose che non si vedono. Gesù ha vissuto una vita di servizio e lui ci invita ad imitarlo. E spontaneamente noi non è che cerchiamo di servire tutti, ma cerchiamo il nostro interesse, abbiamo questa natura egoista. E Gesù ci insegna di non cercare in prima linea il nostro interesse, ma di cercare quello degli altri. Ci dice addirittura che davanti ai suoi occhi è grande chi si fa piccolo e serve. In Matteo 23:11 leggiamo: ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore. Porta un pasto, offri un passaggio, tieni pronto un asciugamano. Sii pronto a fare qualcosa di pratico dove c'è bisogno e dove tu ne hai le possibilità, dove tu puoi
aiutare in maniera pratica. Passiamo al secondo aspetto del servire, servire con le parole. Servire con le parole. Guardiamo alla vita dei discepoli. I discepoli hanno vissuto 3 anni intensi con Gesù, l'hanno accompagnato, hanno visto i suoi miracoli, hanno visto tutto quello che ha detto, tutto quello che ha fatto. Hanno sentito le sue profonde parole, sono stati con lui giorno e notte. E Gesù, alla fine di questi 3 anni, disse ai suoi discepoli: dovrò morire alla croce, dovrò morire per i peccati, dovrò morire per i peccatori, ma dopo 3 giorni ritornerò. Poi arrivò quel giorno dove Gesù morì alla croce, passarono 3 giorni, e la domenica sera, la domenica di Pasqua, cos'è che stavano facendo i discepoli? Ci immaginiamo, questi discepoli che hanno conosciuto Gesù saranno sicuramente stati in giro a predicare, a dire: questo Gesù tra 3 giorni tornerà, è il più grande di tutti, quello che lui ha detto è vero. No, cosa stavano facendo questi discepoli? In Giovanni 20:19 leggiamo: le porte del luogo in cui si trovavano i discepoli erano chiuse per timore dei giudei. Le porte in cui si trovavano i discepoli erano chiuse per timore dei giudei. Gesù gli disse: tornerò, e questi qui invece di raccontarlo in giro, cosa fecero? Si rinchiudero a chiave per paura dei nemici di Gesù. Perché noi, come cristiani, non siamo sempre coraggiosi nel parlare di Gesù? Perché reagiamo un po' come questi discepoli, ci nascondiamo dietro alle porte chiuse. Magari perché abbiamo l'impressione di non sapere abbastanza, diciamo, magari se mi fanno una domanda scomoda non so cosa rispondere. O magari non vogliamo essere visti male, non vogliamo essere come quelli che magari la sanno meglio, che parlano delle cose religiose. Magari non vogliamo offendere nessuno, la coscienza di qualcuno, se parliamo di Gesù, non si sa mai. La radice comune di tutto questo è che abbiamo paura. Siamo dietro alle porte chiuse come questi discepoli ed è comprensibile che abbiamo paura. Siamo un po' così. Ma il bello è che se leggiamo questa storia dove questi discepoli sono dietro la porta chiusa, continuiamo a leggere, vediamo che c'è stato un evento, un momento che ha cambiato i discepoli, che da timidi sono diventati audaci e coraggiosi. Un evento, un momento, leggiamo cosa è successo dopo che erano chiusi dietro queste porte per paura. Gesù venne, si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Hanno incontrato il Gesù risorto. Hanno incontrato il Gesù risorto. Da quel momento, da timidi, egoisti, impauriti, diventarono audaci, coraggiosi, evangelistici in ogni cosa che facevano. Da un momento dove erano nascosti dietro alle porte chiuse, all'altro diventarono predicatori di Gesù con coraggio e andarono in tutto il mondo a parlare di Gesù. Conosciamo Pietro, che era un codardo, che aveva tradito Gesù. Anche lui, da un fifone, è diventato uno che ha predicato con franchezza. E vediamo subito, dopo questi fatti, che parlava alle masse, diceva: pentitevi, lasciatevi battezzare, seguite Gesù, convertitevi dalle vostre vie malvagie. E questi discepoli erano pieni di coraggio e parlavano così tanto di Gesù che sono anche stati perseguitati. Poco dopo che hanno parlato di Gesù sono stati arrestati perché la gente voleva che non parlassero più di Gesù, ma loro non si lasciarono fermare perché avevano incontrato questo Gesù risorto e sapevano che Gesù era vero, che Gesù era la speranza per quel mondo perduto. E qui vediamo un principio: che parliamo coraggiosamente di quello in cui crediamo profondamente. Parliamo coraggiosamente di quello in cui crediamo profondamente. Quello di cui siamo convinti, quello di cui siamo appassionati, di quello parliamo con coraggio. Magari un modello di una macchina, diciamo, questo è il modello migliore, ne parliamo tutti. Un ristorante con degli ottimi pasti, un'atmosfera bellissima, non ci vergogniamo di parlare, di fare pubblicità. Magari delle scarpe nuove, diciamo, questo è come camminare sull'aria. O una serie televisiva che abbiamo visto su Netflix, o questa serie devi assolutamente guardarla. Parliamo coraggiosamente di quello in cui crediamo profondamente. Se non parliamo coraggiosamente di Gesù, ci crediamo profondamente?
Abbiamo visto Pietro che ora era pieno di coraggio. Parlava di Gesù nonostante l'opposizione che c'era in quel tempo. E disse così in Atti 4,12: nessun altro è la salvezza, perché non vi è nessuno sotto il cielo, nessun altro nome che sia dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Era coraggioso e non usava mezzi termini, dicevano: avete bisogno di Gesù per essere salvati. Nel versetto dopo leggiamo che i capi del popolo erano meravigliati della loro franchezza. Erano meravigliati di questa franchezza, di questo coraggio dei discepoli. La mia domanda a voi e la domanda anche a me stesso è: quanto è meravigliata la gente della nostra franchezza di parlare di Gesù? Quanto è meravigliata la gente della franchezza che noi abbiamo di vivere e di parlare di Gesù? La grande domanda è: com'è che possiamo aumentare in questo? Come possiamo diventare più coraggiosi? Come possiamo crescere nel coraggio? Ci sono due principi molto semplici che vediamo in questa storia di Atti. Primo è: trascorri più tempo con Gesù. Stare con Gesù, essere focalizzati su di Lui, parlare con Lui nella preghiera, ascoltarlo, riflettere su quello che ci dice nella Sua parola, leggere la Sua parola, ascoltare il Suo Vangelo, i Suoi messaggi, le Sue cose, i Suoi insegnamenti pratici. In Atti 4,13 leggiamo: essi, i capi del popolo, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliarono, avendo capito che erano popolani senza istruzioni, riconoscevano che erano stati con Gesù. Erano stupiti prima di tutto perché non avevano una formazione particolare, non erano dei grandi teologi, non era gente che aveva fatto grandi studi, erano dei popolani. Il termine greco per dire che erano gente senza istruzione è il termine idiotes. Sapete da dove viene la parola idiota? E se ti sei mai sentito un idiota, allora sei un candidato perfetto per Dio, perché Dio è specializzato a dare a quelli che si sentono un po' come idioti, ma che però sono stati con Gesù. Hanno riconosciuto che questi erano stati con Gesù. Se non trascorriamo tempo con Gesù, automaticamente mi rendo conto che nella mia vita siamo più concentrati sulle cose mondane e siamo più fiacchi spiritualmente, siamo meno pronti e meno coraggiosi di parlare di Gesù. La seconda cosa che è molto semplice che puoi fare per avere più coraggio è questa: chiedi a Dio di farti più coraggioso. Chiedi a Dio di farti più coraggioso. Signore, dammi oggi il coraggio di parlare di Te. Non so quando hai pregato l'ultima volta: Dio, dammi il coraggio. Di solito preghiamo più cose per me: Signore, dammi, proteggimi, dammi la protezione, benedicimi, fammi stare bene, guarda che non mi succede niente di male. E qui vediamo cos'è successo a questi discepoli che hanno parlato di Gesù, sono stati imprigionati. E qual era la loro attitudine? Quali erano le loro preghiere? Leggiamo in Atti 4,29 come hanno pregato. Dissero così: adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai Tuoi servi di annunciare la Tua parola in tutta franchezza. Questi discepoli perseguitati non pregarono: Signore, proteggici oggi, Signore, mantienici sani, Signore, fai sì che non ci danno troppe bastonate. No, com'era la loro preghiera? Signore, dacci ancora più franchezza, dacci ancora più coraggio, facci essere ancora più forti nella fede. Possiamo ricevere coraggio se trascorriamo tempo con Gesù e se chiediamo a Lui di farci coraggiosi. Ora, cosa vuol dire parlare nella pratica di Gesù? Cosa vuol dire servire con le parole? Vuol dire prima di tutto fatti riconoscere. La gente che ti sta attorno sa che sei un cristiano, sa che credi in Gesù. I tuoi colleghi di lavoro, i tuoi vicini sanno che Gesù fa parte della tua vita. Cosa potrebbe succedere se la gente che ti sta attorno sa che conosci Gesù? Potrebbe succedere che qualcuno ha una difficoltà, ha un problema, dice: ah, questi credono in Gesù, magari potrei chiedergli un consiglio, magari hanno qualcosa da dirmi. O magari, se la gente sa che conosci Gesù, ci sono altri cristiani che magari sono un po' impauriti, che prendono coraggio
di fare vedere anche loro che sono cristiani. Primo passo, fatti riconoscere. Un altro passo per parlare concretamente di Gesù è quello di pregare per chi ha bisogno. Prega per chi ha bisogno. È un modo molto semplice per iniziare a far vedere che conosci Gesù, che vivi con Gesù. È un modo semplice per far vedere a qualcuno cosa vuol dire vivere con Gesù, cosa vuol dire pregare con Dio. Magari uno non ha mai sentito una preghiera spontanea, magari conosce solo le preghiere recitate, e se preghi per questa persona dice: ma questo ha una relazione totalmente diversa con Dio. Quindi è un modo naturale con cui possiamo parlare di Dio alle persone, semplicemente quando sentiamo una difficoltà dire: posso pregare per te? Una corta, semplice preghiera. Un altro modo qui puoi parlare praticamente di Gesù è: racconta la tua storia, racconta la tua storia, racconta le tue esperienze con Dio, racconta di come tu hai conosciuto Gesù, com'è stata la tua vita prima di conoscere Gesù, cosa è successo che tu hai conosciuto Gesù, cosa Gesù ha fatto nella tua vita, come ti ha trasformato. La tua storia ha un impatto nella vita delle persone perché è qualcosa di reale, di concreto che possono vedere, come Dio, come Gesù ha un impatto nella vita. È una cosa che non possono negare, possono magari mettere in discussione che Dio esiste o la Bibbia, ma quello che tu racconti l'hai sperimentato. Come ultimo punto, ma non meno importante, impara a spiegare il Vangelo. Impara a spiegare il Vangelo. Il messaggio di Gesù è semplice, eppure è più efficace quando conosciamo i punti principali, quando sappiamo spiegarlo in modo chiaro, semplice, quando riusciamo a spiegarlo in maniera comprensibile, in maniera sicura, e la gente può capire cosa ha fatto Gesù e quale potrebbe essere il prossimo passo, cosa vuol dire invitare Gesù nella propria vita. Impara a spiegare il Vangelo. Vorrei pregare. Signore, grazie per questo messaggio di oggi. Grazie che tu sei stato il servo per eccellenza, il servo di tutti. Tu hai dato tutto te stesso con i fatti e con le parole. E grazie Gesù che una volta che abbiamo sperimentato questo servizio da parte tua, quando siamo stati amati da te, quando continuamente siamo amati da te, il nostro cuore è così ripieno che non possiamo fare altro che diventare anche noi servi, tuoi servi. Vogliamo servire anche noi con i fatti. Aiutaci a vedere le situazioni concrete dove possiamo servire il mondo, possiamo servire le persone. E dacci anche le parole, dacci il coraggio di parlare di te, Gesù, affinché le persone possano sentire questo messaggio di speranza e di salvezza, affinché possano trovare te e vivere tutta l'eternità insieme a te. Grazie, Gesù, che tu ci dai il coraggio. Signore, ti chiedo che questa mattina possa essere un momento come quel momento dove tu sei apparso ai discepoli, dove ti hanno visto risorso, quel momento dove da paurosi sono diventati coraggiosi. Signore, ti chiedo che questa mattina possa essere un momento così. E mentre rimaniamo in questa atmosfera di preghiera, vorrei dirti ancora qualche cosa. Gesù, l'abbiamo visto in questa storia, che ha detto ai suoi discepoli che sarebbe morto e che sarebbe risorto. Perché doveva morire? Per il perdono dei peccati, per i peccatori, per te e per me. Magari tu non ti senti malvagio, non ci sentiamo così malvagi, ma secondo il metro di misura di Dio siamo tutti squalificati. Davanti a questo Dio santo siamo tutti perduti. Quando pecchiamo, quando sbagliamo nella vita, ci sentiamo colpevoli, Dio ci ha dato una coscienza, ci aiuta a capire che ci sono cose sbagliate nella nostra vita. E queste cose sbagliate che la Bibbia chiama peccati creano un muro tra di noi e Dio. Creano un muro tra di noi e Dio. E questo muro non si leva semplicemente, questo muro è là e se non lo togliamo, se non lo lasciamo togliere, durerà per sempre. La Bibbia ci fa vedere che Gesù ci ha amati così tanto da togliere questo muro. Per questo Gesù è morto, per i nostri peccati, per togliere queste cose che ci separavano da Dio. È morto al nostro posto, è diventato il nostro sostituto per prendere su di sé la nostra colpa, la nostra punizione.
Se oggi sei qua e riconosci che sei un peccatore, che c'è ancora questo muro tra te e Dio, che hai bisogno di essere salvato da Gesù, allora di Signore, sono qua, salvami. E prega come a questa preghiera. Signore, sono un peccatore, sono separato da te, ma oggi ho sentito che tu sei morto per i miei peccati. Hai preso tutte queste cose negative, brutte della mia vita che mi separavano da Dio, le hai prese su di te. Sei diventato il mio sostituto. Sei morto per me, grazie Gesù per questo. Voglio accettare questo regalo. Signore, salvami, fammi diventare un tuo figlio. Grazie che posso diventare tuo figlio, essere perdonato e vivere con te per sempre, ogni giorno della mia vita. Amen. Amen. Se hai fatto questa preghiera per la prima volta, sono felicissimo per te. Dì a qualcuno che conosce Gesù già da un po': ho fatto questa preghiera, aiutami a crescere in questa relazione con Gesù. Amen. Siamo giunti al termine di questo culto. Sono grato a Dio che ci ha incoraggiato tramite la sua parola, che ci sprona, ci aiuta ad andare avanti. E vi auguro ancora una buona domenica.